La consapevolezza della malattia autoinfiammatoria inizia da te. Tu o tuo figlio avete sintomi come febbre, dolore addominale ed eruzioni cutanee che continuano a ripresentarsi a distanza di poche settimane o mesi senza una chiara spiegazione medica? Se è così, questi potrebbero essere sintomi di una malattia autoinfiammatoria. L'autoinfiammazione non è autoimmunità. Queste malattie, pur essendo rare, possono colpire persone di ogni genere ed età, dai neonati agli anziani. I sintomi più comuni includono febbre, dolore addominale, eruzioni cutanee, mal di testa, dolore e gonfiore articolare, ulcere alla bocca e affaticamento. Se avverti questi sintomi ripetutamente, è essenziale consultare un reumatologo o un immunologo specializzato in malattie autoinfiammatorie. Esistono oltre 40 diverse malattie autoinfiammatorie, inclusi FMF, TRAPS, CAPS, FCAS2, MKD, sindrome di Yao, sindrome PF-APA, malattia di Still, malattia di Behçet, pericardite ricorrente idiopatica, idradenite suppurativa, VEXAS e molti altri. Ogni malattia ha i suoi sintomi, quindi è fondamentale consultare un operatore sanitario per una diagnosi accurata. La diagnosi di queste malattie si basa su sintomi clinici, analisi del sangue e test genetici. La diagnosi precoce è fondamentale per ricevere un trattamento tempestivo. Sebbene non esista una cura, i trattamenti disponibili possono aiutare a controllare l'infiammazione, alleviare i sintomi e ridurre la frequenza e l'intensità degli episodi. I pazienti non devono affrontare queste malattie da soli. Se sospetti che tu o tuo figlio possiate avere una malattia autoinfiammatoria, cercate aiuto medico o contattate la linea di assistenza FMF NAID per supporto e assistenza nella ricerca di uno specialista. Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni. www.mfmfandaid.org